lustre. Ti snudo tutto adesso. Cosa stai facendo? Punto gli angolino. Allora, se qualcun altro vuole essere snudato da Lion, basta prendere l'appuntamento. Qui depilazione integrale. Ma non so prendere l'appuntamento. Aspetta, che apro l'agenda e ti dico quando sono libero. Allora, no. Tu no, perché so che hai i peli sporchi. Il pelo di ste gatto, che c'ho la collezione dei peli vostri. Va bene, allora oggi, oltre a snudare Strecatto, possiamo snudare tutti i vostri di Minecraft. Quindi dobbiamo iniziare. Ogni snudamento ci darà qualche cosa di stralunato, dai, qualche potere. Devo vedere le cose. E già io ho adocchiato il mio primo paziente. Il primo da snudare. Vuoi snudare il maialino? No, il porcellino. Cioè il salsicce. Ma prima, prima di snudare il maiale, mi faccio il giro delle casse degli villager, che così prendo qualcosina. Ma io ti ho preso il legno. Eh, grazie, sei gentile. Però non è che ti devi pisciare. Io devo prendere il legno, però. No, perché ho visto che nessuno lo stava prendendo. Ho detto non è che oggi non serve. Invece serve. Secondo però... me era invidioso di me per prima. Perché Anna non è stata non epilata. Non è vero. Vuoi un giro di depilazione laser marca Lion, Anna? Non è bisogno. Va bene. Io sono prossimo. Con la gente aperta. Allora, no, a te no, mi dispiace. No. Non... Fai schifo, sei impressionante. C'è le pulci. Ma come ti permetti? Non lo so, non mi sembra bello. No, depilato. Le pulci ti saltano addosso. Dopo allora, ti prima di procedere con la depilazione porcellesca, io farei una crafting table per crearvi le cose per voi. Così. Oh, che cosa facciamo? Per aiutare. Anche perché comunque. Grazie ai benefici che ci daranno i mostri che noi andremo a snudare, dovremo affrontare, come al solito, l'Ender Dragon e batterlo anche. E non ho paura, tosseremo anche lui. Dovrebbe essere facile. Secondo me, con le cose che ci daranno, dovrebbe essere fattibile. Allora. Non vedo l'ora. Piccone per te. Ma fi di ferro, che bello. Di ferro. Procura i picconi, le cose anche per gli altri. Poi un altro piccone anche per me. E poi facciamo due spade che possono servire. Le spadone. Una a te. E sarete le guardie. Grazie mille. Ti proteggeremo da qualunque male. Anche adesso quelli blu. Il dominatore invece. Fammi entrare dentro dai maiali, che stavo preparando il campo per questo snudamento pazzesco. Siamo tutti pronti qua a guardare. Allora, chi è che vuole essere snudato per primo? Gianfranco o Filippo? Io! Lui ti guarda, guarda come ti guarda! Stre, tu hai già... Fai schifo, hai già fatto! No, esci fuori! Dai! Dai! Pervertito! Allora, snudiamo prima Gianfilippo e vediamo che cosa succede, eh! Vai, snudalo! Oh, come diventa! Guarda! Dio! Ha cambiato colorazione! Ma sì, è diventato... Oh, perché io mi sono rubato tutta la cotenna, capito? Che è gostosa, gostosa! Guarda, però... lì, ce l'hai tutta in mano, la cotenna! Snudo anche l'altro! Snudo anche l'altro! Adesso, con le cotenne, si può craftare qualcosa. Però io non mi ricordo che cosa si craftava con le cotenne. Non è che magari da qui posso vedere la crafting recipe. E magari c'è, guarda un po'. Secondo me, sì, aspetta, aspetta. Dateci questo... la conoscenza. Non mi dire che ti puoi fare tipo un'armatura. Allora, si può fare un sacco di cacate. Però, sinceramente, quella del maiale io non ce l'ho. Quindi dobbiamo capire che cosa si fa. Secondo me si fa un'armatura, lo sai. Magari che ma non è che si mangia? No, 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 no. Secondo me c'ha ragione Anna. Infatti, c'ha ragione Anna. Allora. Wow! Corazza di pelle di porco! Sei un po' tutto porcelloso. Sì. Wow! Allora. Bella! È bellissimo quel colore! Molto bello! C'ha l'acqua in si nella può bocca. Fare ovviamente anche altri pezzi. Io faccio. Ma ti dà qualche effetto? Qualche cosa di interessante? Naturale! Naturale, Alex! Perché non mi illustri di che cosa mi dà? Anzi, lo so già! Che ne so, che ne so io! Tu non, non sai nulla, sei un inutile! Perché mi hai chiamato Alex? No, tu non sei Alex, no, lui è Alex! Poverina. Che schifo, Alex! Vai via! Ti ho fatto una domanda e tu hai detto naturalmente, Alex! Oh mio Dio, Anna, che mi dispiace! Vai via! Ma come puoi avere quattro cuori? Sì, perché l'armatura del maiale mi dà forza 2 infinita. Hai la forza suina! Proprio ma quello. Gli occhi ho la potenza del allora, maiale! Anche voi avete le forbici, dico bene, ma eccole qua! Ma certo! Ok, se vedete degli altri maiali, siete autorizzati di farvi anche voi le armature del maiale. Ma ce n'è uno laggiù, eccolo qua, uno. Guarda no, com'è Anna, bello! Anna, per favore, ma per favore! Ma per favore! Va bene, vado a snudare il maialino! Porcellini!
Invece io vado a prendere i polletti, perché anche loro si possono snudare naturalmente. Vieni. Posso guardare quando li snudi? Certo, mi piace questa pratica. Certo che vai. Puoi guardare, puoi assistere. Vieni, vieni. Allora. Ah, beh, mi avvicino anch'io. Anna, guarda anche tu da lontano, che questo snudamento. Oh, certo che ti guardo da lontano. Wow. Procedimento di tutto rispetto. Allora, snudiamo questo primo polletto, per favore. Oh, oh, no! Oh. Mio, che oh, allora fa un po' paura però, voi nei commenti, che ve lo dico a fare, voi nei commenti già dovete sapere che dovete votare qual è il mob nudo che vi piace di più. Kevin Griffa, il pollo, Kevin Griffa, il pollo, Beh, il pollo è un elefante, guardalo. Oppure è magari il pollo pelato, però mi fa paura. Kevin Griffa era vedere il Enderman. Oh, è lunghissimo. Non vedo l'ora di snudare l'Enderman. Proviamo a snudare gli altri polli e vediamo un po' che cosa dai, ci sdobbiamo. Guardali tutti spumatini. Questi li ho snudati bene. Ma non crescono le piume? Snudo. Però fanno ancora le uova. Sì, le uova le fanno. Uova nude di pollo nudo. Tutta la volgarità incredibile. Allora, facciamo l'armatura di pollo nudo, naturale. Ma che carina, oddio, sembra morbidissima. Ammettertela, guarda che cosa ti dà. Allora, qua bisogna fare una wombo combo. Perché cosa devi fare tu? Non ti devi mettere tutti i pezzi di un mob. Devi combinare. Giusto. In modo da guarda avere guarda cosa ti do allora. Perché questo è carinissimo da guardare, tieni. Il cappello da maiale nudo. Guardalo, che bellino. Grazie. Allora, oddio, ne do. Mi sta benissimo. Do dammi qualcosa pezzo, a me, okay, così grazie. Puoi anche tu essere un po' maialone. Oh, sei pure molto soffice con quel confetto. Poi non possiamo coccolettarci così. Aspetta, ad Alex do le scarpe da pollo, che così combina. Oddio, sei tipo gentilissimo. Ok. E ad Anna e Stregato facciamo due un pantalone. Ah, è un chi lo dai? Io voglio l'elmetto, io voglio l'elmetto di pollo. Aspetta, dammi allora, che vuoi. A te do il calzone. Grazie. Per fare l'elmetto da pollo serve un altro pollo che purtroppo non vedo. Ma mi sembra che c'erano, vieni con me. Ma scusa, ma non gli ricresce il piumaggio? No, gli ho tolto la pelle, Anna. Cioè, sono proprio nudi. Oh no, non devi dirlo. Vabbè, è la verità, è la bellezza della natura. Che cosa ci vuoi fare? Dov'è il polletto, Alex? Ma sì, io mi sento poi più leggero. Eh no, è perché ti dà l'abilità di fluttuare nell'aria. È bellissimo. Eccolo là, io ecco i polli, guardali, è lì. Li vedi? Sei sicuro? Sì, sì, è là, guarda, li vedi? Vedo è da lontano Tigin. Un piccolo amico, guarda, sta venendo perché guarda l'ha capita. Guarda come svolazzi. Snudato, lui neanche se n'è accorto, si è girato. È contentissimo. È successo, sono nudo. Sì, sei nudo. È successo velocemente. È stato un attimo e ora sei nudo. Allora, cappello da pollo nudo. Sì, ah, voglio vederlo. Per Anna, indossa che il cappello. Che carino. Vediamo un po'. È bellissimo. Però mai fermo. Siamo sempre i cappelli. Allora, purtroppo stiamo perdendo molto tempo e non ne abbiamo. Allora, Stregato mi inizia a fare il piccone di diamante e il portale del Nether, perché dobbiamo andare anche lì a snudare la gente. Poi, noi possiamo snudare un'altra cosa. L'Iron Golem. L'Iron Golem, bella idea. Dove sta? C'è uno al villaggio, mi sembra. Certo che c'è, ci deve essere. Di qua. Signor Iron Golem. Ma prendete le cose belle. Non vuole farsi snudare, non gli piace essere snudato. Golem, Golem. Ma che caffone. Ah, oh, trovatemelo immediatamente. Dov'è il signor Iron Golem? Dai, è qua, dietro di te. Dietro di me. Voleva vieni, nascondersi, non gli piaceva. È lì, dietro quella casa. Non gli piaceva essere snudato. Ha detto, no, io no. Ma che schifoso. Ah, ma io stavo andando da Stregato. Ma che schifo. Ma che fai? Dai, da Stregato. Mio Dio, che impressione. Me lo sono visto. Tosato. Allora, snudiamo. Sì, ti ho tosato. Bellicialo. Ciò non significa che adesso siamo legati in qualche modo. No, ormai guarda che me la sto segnata. Stai al posto tuo, grazie. Dai. Occupa la tua posizione. Allora, snudo l'Iron Golem, pronti? Vai, snudalo di brutto. Vai. Vai. Oh, mio Dio. Inaspettato. Però. Prego, sono rimasto. Bell'uomo, Tu sei il gigante. Guarda che braccia frustelloniche. Che muscoli, mamma mia. Vero, sono proprio frustelloniche. Gli è rimasta la lì. Guarda lì, quello è tipo un tatuaggio che c'ha lui. È un tatuaggio molto Sai che sembra? Sembra abbronzato. Molto ben abbronzato. Un po' scottato. L'ha cociuto. L'ha cotto, è stato bruciacchiato. Sì. Va bene, non fa niente. Ci rimane da scottare, da tosare creeper, zombie, enderman. Oh, sì, che bello, scheletro, ti prego. Oppure non mi ricordo. E il blaze, naturalmente. Anche l'axolotl. Però, attenzione, abbiamo un problema. Ci serve un altro Iron Golem, perché altrimenti non possiamo. E dobbiamo farlo allora. Dobbiamo tanto farlo. Adesso dovrebbero ricrearlo, perché no, aspetta, accoppa quello, lo ricreano. Lo ricreano i villager, allora aspettiamo. Sì. Tanti un pillar, pazzo.
so. No, no, no. È nudo, è nudo, è più vulnerabile. Ah, lo colpisco anch'io. È vulnerabile, è vulnerabile. Attento! È vulnerabile, è vulnerabile. Ah, è vulnerabile, è vulnerabile. È forte, forte, forte. Mio Dio, non era molto vulnerabile. Bene, ora aspettiamo e cerchiamo gli altri mob. Strema, quei due ti vogliono snudare. Mi vogliono tossare. Ma ci stanno provando di brutto. Vengo, guarda, io come lo seguo. No, intervengo io. Li snudo. Ah, ma guarda che ma questo ma mi sa che l'ho snudato. Ma non l'hai snudato. L'ho snudato perché è diventato più scuro. Prendi quelle cose, Strema. L'ho presa, l'ho presa. Bravo. Ammazzatelo però. Ammazzatelo. Ok, snudo anche l'altro, che non so se questo. Mi sa di no. No, perché questo non è uno zombie. Ne servono altri. Ne servono altri, però laggiù li troveremo. Aspettate, con calma. Cos'è st'ansia che mi state facendo venire? Hai ragione, scusami. Ti ho dato delle zombie essence. Grazie. Allora, io intanto ho creato il metodo dell'Iron Golem. Che se metto, mi dà il doppio della vita. Bellissimo, il doppio. Questo è epico. È anche fortissimo. Questo è un bel po', eh. E poi mi metto anche questo, così io sono perfettamente allineato con tutti gli effetti. Anche per noi c'è qualcosa? No, mi dispiace, no. Invece mi serve un altro zombie. Ne vedete un altro da qualche parte? Vado alla ricerca! Tra l'altro lì è ritornato anche un altro Iron Golem, ma non ci serve. Invece ecco i creepers. Ci sono i creepers. Oh, quelli sì che sono da snudarli. Quelli sono snudabilissimi. Gli piace pure, sono proprio appassionati di essere snudati. Dai, ma devi stare attento perché le fanno boom boom, sì, eh. Sì, 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 sì. Snudato! Io? Perché lui si vergogna, va sottoterra perché dice: oh no, sono nudo, e scappa via subito. Come non possiamo neanche immaginare come sia snudato. No, l'ho visto per un attimo. Anche io, quasi. Anche io l'ho visto per un attimo nudo. Però e poi è scappato, esploso. Ce ne sono altri là, tipo ma c'è qualcuno o qualcosa che sta snudando le creature? Perché ci sono delle mucche snudate laggiù. Davvero? Ma chi è stato? Ti giuro. Quello è Alex, oh no, sicuro. Non è vero, non lo faccio. Alex, cioè, stai meno snudando le cose senza il mio permesso, per caso? No, no, ma le mucche non danno nulla, poi tanto tranquillo. Sei sicuro perché le cose. Ma che schifoso! Qua ti potremmo chiamare lo snudatore senza permesso, snudatore seriale. Ma te l'ho detto che mi piace questa. Va bene, qui. Allora, abbiamo preso 5 per il creeper, sono abbastanza per l'elmo. Queste qua che ho preso per te. Ah, gentilissimo, grazie. Allora, ragazzi, il table per te. Possiamo dormire e rimettere il giorno, così ti siamo io a posto. Dormiamo! Questo lo snudo. Ma ti prego! Dai, ho dato una bella mazzata oltre a snudarlo. Alex sta aspettando che qualcuno gli salti dormendo, sopra. Dai, dai, su! Nessuno lo fa. Nessuno l'ha fatto. Lo so. Snudalo. Sono buoni. Non si può snudare il ragno perché la sua pelle è brutta. Mannaggia lui. Guarda, te lo immagini. Già facciamo così. Facciamo una corazza. Anzi, mi sa che mi conviene fare i pantaloni, perché io non è vero, è l'unico pezzo che non ti manca. Allora, fammi un po' vedere. Pantaloni da zombie. Questi, se non ricordo male, dovrebbero servire a renderti inattaccabile da tutti i mostri non morti. Quindi scheletri. Scheletri allora. Bellissimo. Guarda, c'è uno scheletro laggiù. Adesso proviamo. Prima però facciamo anche il cappellino da creeper, che così siamo proprio pieni. Voglio vedere la faccia. Però io avrei il cappellino dell'Iron Golem. Puoi consegnarlo a qualcun altro. Questo è un po' pericoloso però, No, che cosa fa? Mi sa che adesso ti fa esplodere. Prova a prenderlo, dai, vediamo che succede. Sto qua. E dai, è carino però, guarda che bellino. Boh, prova ad accucciarti, non lo so. Ma hai preso danno? Oh, senti. No, però mi sono preso un colpo. Approfitta, tu c'hai già l'ossidiana per fare il portale? Sì, sì, l'ho presa. Allora non ti serve più scavare. Ma scendi un po', giusto per vedere come funziona. Bello. Addio. Bello, funziona. E dopo come torna su? Vabbè, no, no, è vero, problema è vero. Risali, dai. Gli colliamo una corda. Allora, vediamo se lo scheletro non mi... Sì, vedi, attacca a noi. Vedi, a me non mi dà nessun fastidio perché è io sono vero. Amico. Indosso questa combinazione strana. È molto bella. Sembra una maschera di carnevale. Molto carino. Bello però. Sta molto bene la maschera da Iron Golem. È la tua quasi. Qui. No, ti prego, fai tu. Io posso shiftarmi di esplodere. Lo faccio io. L'acenino ce l'abbiamo pure. Ce l'ho qui in mano. Va bene, però prima di tutto abbiamo preso anche un paio di axolotls e sì, possiamo fare anche per loro. Danno qui sì, dentro. Allora, un attimino che prima, grazie Alex. Aspetta a fare il portale, hai visto quanto è efficiente? Ma più sei o meno una combo pazzesca. Ma che bello. Accendiamo questo portalino. Vai. Ok, teniamolo un attimo lì. Adesso dobbiamo snudare questi gentili uomini. Ma sono bellissimi, axolotl, non facciamolo. Saranno bellissimi anche da nudi, no? Anzi, magari c'è chi piacciono di più. Ricordatevi di votare. Prego, fallo.
Allora, su nudo, oddio. Oddio. Ok. Da tutti rosa. Oh, che dai, schifo. Hanno fatto la muta. Sì, sì, hanno fatto quello. Ho un sacco di essenza di axolotl e posso fare una pound di armatura anche di axolotl. Tieni la crafting table. Oh, io vorrei il cappellino. Un altro cappellino, ma c'hai già quello d'Apollo, tu di cappellino. Lo butto via. Lo dai ad Alex quello d'Apollo? Sì. Va bene, dallo ad Alex e io ti do un altro cappellino. Intanto grazie, Anna, guarda, ti posso dare questa qui a te che ti manca, e invece per Alex possiamo fare questo. Che cosa c'è di bello per no, noi? No, per Alex niente, per Anna volevo dire. No. Quello di che oggi bello. Ho qualche problema a confondere Alex con Anna e non va bene. Oddio, è bellissimo, guarda. Bello. Molto bello. Sta bellissimo, ti prometto. Darà sicuramente water breathing questo. Sì, due. No. Puoi andare nel pozzo. Poi possiamo fare anche un paio di scarpe che ad Alex mancano, per esempio. Sì, è vero, non ce l'ho più ecco io. Qui. Così anche tu puoi respirare sott'acqua e siamo praticamente tutti ok, dai, più o meno. È tutto bellissimo, anche se io esplodo. Vabbè, è una buona cosa, potrebbe servire. Perché sono felice. Allora, adesso dobbiamo entrare nel Nether e snudare i mostri dell'inferno. Sì, pronti a snudare. Lì la vedo più grigia, sarà difficile. Poi picchiano quelli, quindi vediamo. Non abbia paura. Allora, mi mangio la mela, così mi si rigenerano le due file di cuori che ho. Peccato, perché l'Iron Golem era il migliore. Abbiamo è solo un pezzo. Ne era spawnato un altro comunque, l'ho quindi visto. Potresti prenderne un altro di pezzo. Però io non voglio il Golem Essence. Ok, allora dai, Alex, fuori dalle ballex. Vai subito, vai a prenderlo. Vai a fare un paio di altri pezzi di quelle dell'Iron. Che cosa siamo alla ricerca noi? A noi serve come primo il blaze. Sicuramente un bel blaze da snudare, bello. Vieni peloso. Qua, schifoso. Ok, attento, questi non Jumping. Cambiamo direzione, che questi ci snudano a noi. Bisogna trovare. Ah, fa male. Ci serve una fortezza. Ed eccoci tornati come dei giaguari nella terra. Siamo galla. Ma che posto schifoso è questo? Ma cos'è sta terra? Posto schifoso di stregato. Ma è stregato sempre. È una bella terra, è la mia terra. Dai zitto, adesso abbiamo fatto i blaze e possiamo creare un pezzo di armatura blaze. Ne faccio due, faccio anche l'elmo. Guarda che bello. E vediamo che cosa fa. Secondo ma me sono tutte belle rose gialle. Ah, ok. Allora, bellissimo il cappellino. È il cappellino ti dona molto. Questo dà resistenza al fuoco, quindi in realtà ormai è abbastanza inutile. L'avremmo dovuto fare prima, quando eravamo ancora nel Nether. Ma mai l'abbiamo scoperto. Puoi avere, puoi avere, puoi avere. Dagli l'armatura. Dai, dai, io ho anche i pezzi del golem. Ecco, tieni. Bravo, danne uno anche ad Anna. Di pezzo del golem, che quello è buono. Grazie. Io rimango senza. Non importa, Alex, sei abituato. Allora, noi abbiamo tutto. Dobbiamo soltanto entrare dentro la fortezza, che dovrebbe essere qui sotto, giusto Stre? Allora? Sì, sì, guarda, vai. Se vuoi scavo io. Sì, come un drago devi scavare. Lontani. Bravo, vai. Beh, più veloce. No, no, bravo, vai. Scava più aggressivo, Stre. Più aiuto. Più cattivo. Più veloce. Tanto noi possiamo fluttuare verso il basso. Scavare. Bravo. Bravo, aspetta che arrivo. Eccolo. Oh, stavi per rompere il portale dell'End. Mamma mia, ho avuto un terrore. Chi ha gli occhi dell'Ender pazzeschi? Però per caso? Io. Alex Nauz. Allora, dammeli. Per favore. Eccoli, eccoli. Non buttarli nella lava. Ma vogliamo provare anche il fuoco del Blaze. È vero, devi provare l'armatura di Blaze se effettivamente utile. Allora, dai, prova a buttarti nella lava. Ma io non ce l'ho addosso. Ce l'ha Alex quelli. Ce l'ho io, eccola. Okay. Tu prendi dammi gli occhi, per favore. Allora, mi butto nella lava. Funziona? Funziona. Sì. Diventi un estratto caldo, ma non prendi fuoco. Ok, siete pronti? Con la potenza delle creature che abbiamo raccolto, dovrebbe essere per noi una passeggiata. Crugnare il drago. Ma che siete casati? Ma prima di crugnare il drago dovremo snudare l'Enderman. Quindi entriamo. Non vedo l'ora. Allora, fammi vedere un attimino. Occhio, non caschiamo, che è un po' delicata. E dobbiamo fare una scaletta. La faccio io. La faccio io. Ok, vai. La faccio io, brutto. No, no, vai pure. Vai, scalettaci tutti. Così. Non volevo rubarti la scalinata. Ok, così, ecco. È così. Non so fare, forse era meglio se la faccio male. Io? No, stai zitto, la faccio come io. Come ti permetti? Lion è il miglior scalettatore del mondo. Ecco qui, guarda come subentro. Sì, subentro nella roccia. Vai, okay. Entra e ora subentra. Snudo un Enderman distrattamente. Andiamoli tutti. L'ho snudato? Non snudo. No. Perché? Cliccalo sopra. No, l'ho snudato, no, che schifo. Che schifo, aiuto. Madonna, no, se dove è andato? No, metti l'acqua. Questo è furioso. È furioso, è morto. C'è un altro. Snudo anche quello, snudalo. Snudato anche a lui. Si arrabbiano quando li snudi, però. Metto l'acqua.
Grazie. Ok, e ora con l'arco potentissimo dobbiamo attaccare l'Ender Dragon e snudarlo. Snudiamolo tutto. Ok, allora venite con me. All'attacco! Lo vedete? Dov'è il signore? Che preoccupare, sono a potenza nelle frecce. Io che metti altra acqua. Ma ti inseguono, attento. L'acqua, 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 l'acqua. Vai, c'è l'acqua. Guarda, gli ho tolto mezza vita, gli ho tolto. Mamma mia. Ma sei un po'. Ma senza neanche rompere i cristalli. Ma sei un penetrazione questo arco. Praticamente ho snudato gli Ender Dragon. L'ho fatto spellare così, ma non senza toccarlo. Ma di Ender Dragon, di Enderman. Credo che l'Ender Dragon non si possa snudare. Invece l'armatura però dell'Enderman, il cappellino dell'Enderman serve per teletrasportarti in giro. Però aspettate un attimo perché ho paura che ci ammazzano. Ti facciamo una casetta intorno, tutta bagnata. Tutto acqua. Faccio un elmettino. Tranquilli, tranquilli. Sto bene. Non sto bene. Pensiamo che l'hai fatto. Ok, questo qui dovrebbe servire a... Oddio, ma è bellissimo! Lion! Beh, è bello, Che dire? C'ha la sua utilità, insomma, non si può dire di no. Però... Lion, torna da noi, ti prego! No. Ma guarda come vola! Se atterro mi ammazzano gli Enderman. Comunque, ci vediamo stasera in live alle 19. Mi raccomando, non mancate, scriveteci il vostro mostro nudo preferito. E Lion, out! Ciao!